Beh, allora, cosa devo dire? Tipo, reaction? Oh my god! Si è cartocciato femme fatale. Mamma mia! Che vedevo lì, non lo so. Io sono stanca, ti dico la verità, sono proprio stanca. Praticò cinema! Praticò! Vabbè, un simpatico gioco di parole. 47, uno prima, due macchine, macchina. Ciao! Ma poi trovo che sia molto carina questa cosa in generale di un film con tutte pischelle, insomma, di vario genere, anche extracomunitarie, insomma, di guidonia, fuori dal raccordo, cioè. Vabbè, ma voi siete matti? Cioè, voi volete raccontare tutte le storie che volete, volete raccontare la storia mia? Io sono contenta, mi fa piacere, cioè. Azione! Beh, allora, proprio sotto la parola romantico, nel dizionario ci sta proprio la faccia mia. Poi dentro al matrimonio ci sta pure la convivenza. Però dentro la convivenza non ci sta un matrimonio. Poi, vabbè, io mi sono sposata tra poco, mi è stata fatta la proposta. L'avevo capito, stava nell'aria, però è arrivata, effettiva. E lui si chiama Ivano Dozzi. Tozzi Ivano perché è un carabiniere, infatti è una persona rara perché lui è protettore ma anche paciocco. In questo film noi ci siamo divertiti tipo un sacco. Gira, gira, devi girare, muovi del più. Così, brava. Va bene. Stop. 69, 4 prima, due macchine. Il romanticismo che esce fuori in questo film, secondo me, è qualcosa di molto tenero. Che è una parola, secondo me, che è veramente sottovalutata, invece. Camera! Mamma mia, che dire. Sono cose che ti stupiscono però fino a un certo punto, onestamente. Perché comunque il cinema è, diciamo, l'ambito a cui ambisco. Sono sceneggiatrice. Però le spiego, praticamente in questi 6 anni io la mia sceneggiatura Olio su Mela l'ho data a chiunque. Che ti sfido. Cosa sfido? Sono una persona serena, sono accollativa, anche se tutti mi dicono che non lo sono invece. Cioè, nel senso, non sono proprio il tipo che magari si dice proprio facciamo il festone. Però a casa mia, se voglio venire le persone, si creano proprio dei momenti di condivisione, quello mi piace. Cioè, non proprio la situazione falò in spiaggia, quella roba lì, non ce la posso fare, sennò poi si mettono a cantare Lucio Battisti. No, la cosa curiosa è che siamo tutte romantiche, nel senso all'inizio quando scopri la cotterella così vedi quello carino e finalmente ti scrive, ti vuoi mettere con me, bellissima, poi a un certo punto ci sbatti la testa, amore mio, e capisci che poi non c'è un cazzo da ridere proprio. Palestra, cerette, dieta, tutte queste cose le facevo per lui, no? E invece ho capito, cioè, che le faccio per me. Ciao bello! Perché ci facciamo belle? Per noi! Sì! No, nel senso che, cioè, io comunque tipo sono tipo non sto mai ferma, cioè non sto ferma un attimo, non mi fermi manco se mi piglia pizze proprio, nel senso, cioè, ho delle giornate, amore, che se te le spiego, cioè, bruci calorie soltanto a cercare di capire che cosa ho fatto, quindi. Signore e signori, Pilar ha finito il suo primo film! Vabbè, allora, mi hanno presentato Pilar e a me si, cioè, sta qua, arriva, dice, fate, guardate, fa tutta un po' questo sorriso, cioè, gli spaccherei la faccia questa, onestamente, queste gambe X, li mortacci sua. Guarda, la prima cosa che ha detto Giovanni, guarda, tutta sta gente che sono professionisti veri stanno mettendo in scena le tue cazzate, Pilar, quindi, grazie. Io fossi in me andrei a vederlo. Super easy. Se fossi in me io andrei a vederlo. Se la regia fosse di Eugenia Platicò. Se io fossi in me
Andrei a vederlo. Come no? Allora, io fossi me, andrei a vederlo. Eppure se fossi voi.